Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport, nuova puntata di Focus Sport. Il mio caro amico Giuseppe adesso è dietro la telecamera, ci non sono. Si vede ma ci si sono, sente. Ci sono, non sì. Vi abbandono. Ci siamo invertiti un attimino i ruoli. Ed è giusto pure così. Sì, infatti. Ragazzi, vi ricordo questa rubrica fondamentalmente è molto concisa, breve. Quindi se avete domande da farci sui vari argomenti che andremo a trattare, seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook, il nickname è in.sport.fit, ci trovate sui social, lì siamo molto attivi, se ci contattate specie su Instagram in direct vi rispondiamo immediatamente, se siete belle ragazze di bella presenza meglio ancora. Rispondiamo più velocemente. Sì, magari questa la tagliamo. Allora, tre minuti per parlare di un argomento. Tre minuti per parlare di un argomento. Parlare? Parliamo della corsa. Ok, 3, 2, 1, vai. Allora, perché ho scelto la corsa? Fondamentalmente perché è lo sport che pratico, quindi il fondo, fondamentalmente. Quindi vado a correre tutti i giorni, la cosa che mi piace fare è correre per più chilometri, quindi l'obiettivo è quello di correre una mezza maratona a breve. Quindi sono in piena fase di preparazione, sì col caldo, sì con l'estate. Sono un pazzo, va bene. 38 gradi a Crotone? Sì, esatto, io vado a correre. Comunque vada, perché la corsa? Perché la corsa è l'attività, diciamo, più semplice all'apparenza. Quindi chi è fuori forma, un po' sovrappeso, specialmente i disperati dell'estate, quindi quelli che si mettono a correre a giugno, dice, dopo ho la prova costume, sono disperato, vado a correre. Cosa più sbagliata non esiste. Comunque, si va a correre, specialmente in questi periodi si fanno degli erroracci, non si utilizzano le calzature giuste, si va a correre per troppo tempo, si fanno degli sforzi a cui non si è pronti e non si è abituati minimamente, quindi la ripresa dell'attività fisica, specie dopo un periodo di fermo, deve essere fatta in maniera molto oculata e programmata. Quindi il consiglio che posso dare per iniziare, prima di tutto, ragazzi, non correte con le Converse, per favore, per amor di Dio. Secondariamente, non andate a correre alle 2 con i K-Way per sudare di più, oppure le sudorine, oppure vedere la carta forno all'addome perché è un qualcosa di osceno e deleterio. Si va a correre preferibilmente o la mattina presto, oppure nelle ore meno calde della giornata, preferibilmente la sera. Si corre con delle scarpe adatte, ragazzi, alla Decathlon si trovano scarpe anche a 20 euro per attività fisiche moderate, quindi 3-4 volte alla settimana, fatelo. Se state riprendendo l'allenamento, come? Ragazzi, non bisogna sempre andare a dire vado a correre, va bene anche un'attività mista, camminata e corsa. Benissimo, corsa lenta, camminata, sostenuta, veloce, ovviamente. Dopo questo piccolo focus su come cominciare, nelle prossime puntate andremo a vedere, ad analizzare anche le distanze, quindi come aumentare le distanze, come fare la prima mezz'oretta magari solo di corsa, senza la camminata, e cercherò in tutti i modi di farvi appassionare a questo sport, che è bellissimo. Come sono andato giù? Beh, 2 minuti e 45 da cronometro. Ragazzi, non c'è niente da fare, sono un grande. Pillole di sport. Pillole di sport. Pillole di in sport e magari tagliamo anche la parte dove dico che sono un grande. Non è vero, quella la lasciamo. Ma sì, infatti, chi se ne frega. Ragazzi, se avete qualche domanda, anche perché il video è stato molto molto breve, mi rendo conto, e si potrebbe parlare tantissimo. Se avete qualche domanda, contattate, come detto prima, in direct su Instagram o con un messaggio su Facebook, sulla pagina, il nickname è in.sport.fit, quindi la pagina in sport è sempre attiva, il profilo Instagram in sport sempre attivo, seguiteci anche lì. Detto questo, ci vediamo alla prossima e buon allenamento da InSport. Ciao!